Voglio cominciare con un indovinello. Qual è quell'animale che la mattina procede a quattro zampe, a mezzogiorno con due e la sera con tre? Forse lo conoscete anche voi, è l'enigma che la Sfinge poneva a chi volesse varcare le porte della città di Tebe, pena la propria vita. Oggi conosciamo la soluzione all'enigma. Si tratta dell'uomo che, appena nato, gattona, cammina saldo su due piedi nella maturità e vacilla nella vecchiaia cercando l'appoggio di un bastone. In fondo non era poi così difficile. Eppure a volte diamo per scontato che le persone non cambino mai, per esempio sul posto di lavoro. Eppure si cresce come professionisti e anagraficamente, e sono tanti i cambiamenti che avvengono nel corso di una vita, non sempre in maniera lineare. C'è bisogno di bilanciare, ripartire, conciliare, ma le aziende sono pronte a tutto questo? Ci vorrebbe qualcuno che vada a controllare con spirito da guascone, un vero ficcanaso. Eccomi, sono pronto a partire. Per conoscere come si deve un ambiente di lavoro c'è un appuntamento a cui non bisogna mai mancare, il santuario laico dell'operaio come del colletto bianco, il non luogo per eccellenza al di fuori da tempo e spazio, la macchinetta del caffè. E proprio davanti a un distributore automatico ho incontrato Claudio, che tra l'altro mi dicono essere un bravo musicista, grande amante dei Beatles. Ma te sei Claudio? Sì. Ah, ma non che mi hanno parlato di te, sei quello che suona? Sì, dai, come passione diletto, ma sì, suono. Ah, che sei bravo, cosa fate, i Beatles? Sì. Ma me l'ha detto una collega, guarda che io so tutto, eh. Dei Beatles? No, di me? Di te che suoni i Beatles. Claudio, da quanti anni è che sei qua in azienda? 17 anni. 17 anni, pazzesco, un pezzo di vita, eh? Sì. Ma sei qua proprio della città, sei del posto? No, abito a 50 km da qui. Macchina? Traffico? No. Io odio la macchina, odio il traffico, amo l'ambiente e cerco di rispettarlo, quindi tutti i giorni esco di casa con la mia bici pieghevole, arrivo in stazione, la monto sul treno, accendo il PC, lavoro nella mezz'ora di treno, scendo, arrivo in azienda e a ritorno uguale. E quanto ci metti? È un'ora all'andata e un'ora al ritorno. Insomma, e come fai? Cerco di conciliare, ho anche la fortuna che l'azienda mette a disposizione massimo 2 giorni di remote working a settimana che cerco di sfruttare. Ah, cioè quindi tu vieni in azienda 3 giorni e gli altri 2 sei a casa? Dipende, delle volte vengo tutti e 5, delle volte 1, delle volte 2, però ho questa opportunità. Ma non è male, insomma, no, anche stare a casa, non so se hai dei figli. Sì, ho una bimba di 5 anni. Allora, il momento più bello, la vedi che ritorna dall'asilo, ti racconta le cose. Come si chiama? Nina. Come Nina Simone, pazzesco. Comunque è una vera benedizione questa faccenda del lavoro da remoto, da non dare per scontata, soprattutto se ti permette di convertire il tempo perso, tra virgolette, a fare avanti e indietro, con tempo per le persone che ami. E questo è il genere di cosa che bisognerebbe discutere in fase di contratto. Anzi, sapete che c'è? Lo faccio oggi stesso, salgo in amministrazione e gliene dico 4. Ne approfitto magari anche per far la cresta sullo stipendio. Eleonora, buongiorno! Buongiorno! Sarei venuto a parlare da busta paga. Per prima cosa bisognerebbe presentare un curriculum e magari anche lavorare. Va bene, no, dai, era per scherzare un pochettino con te che sei amministrativa. Ma di buste paga ti occupi? Sì,
E in generale adesso in questo momento dell'anno che cosa no, c'è? No, in questo momento ci concentriamo più sulla chiusura del bilancio consuntivo e dall'altro lato quello preventivo. Quindi è il momento degli straordinari? Sì. E come fai con la vita, i tempi, hai famiglia? Sì, siamo in quattro, con due figli, una ragazza a inizio adolescenza e invece un bambino, un ragazzino di quinta, che sta facendo la quinta elementare, quindi sì, insomma, tempi diversi. Poi c'è sempre anche qualche attività oltre la scuola, qualche appunto attività sportive, qualche festina. E con l'ufficio, da timbrare il cartellino, gli orari, come la fai? Mattina il tempo pieno, part-time? No, io lavoro appunto part-time, con una formula di part-time anche abbastanza flessibile. Quante ore fai? Una media di 30-35 ore a settimana, che però mi lascia un pochino di autonomia per poter appunto gestire il resto. Quindi la mattina si esce un po' di corsa, si accompagna a scuola, il bambino, l'altra va abbastanza da sola, si pensa già cosa fare poi un po' in ufficio, si arriva, si parla un po' con i colleghi, si appunto pianifica un po' quelle che sono anche le scadenze della settimana e il raccordo appunto con gli altri, chiamiamoli così, insomma, dipartimenti della cooperativa e nello specifico anche con la direzione, il consiglio di amministrazione e si porta avanti. No, ti vedo anche bella sorridente, sì. Che sai, uno pensa agli amministrativi tutti musoni, no, con la grisaglia, invece no, beh, cioè, sicuramente, c'è speranza, sì, o è sì, qua sì. Che si lavora bene invece? Si lavora bene, sì, si lavora bene. E il fatto di poter fare affidamento anche appunto su un'impresa che dà questa possibilità di conciliare è molto importante ed è concreto. Eleonora, donna concreta, mi è piaciuta. Belle in generale le storie delle persone che sto incontrando. Lo so bene che le cose non vanno sempre così, la strada da fare è ancora lunga, ma intanto accendiamo una luce su quello che va. Interessante anche questa faccenda delle diverse formule di part-time che una persona può concordare con l'azienda e che gli permettono di gestire al meglio la propria vita e il ménage familiare con tutta la prole al seguito, la benedetta figliolanza che non sta mai ferma un secondo. Ma dove volete andare? Sapete che c'è? Lo chiedo ai diretti interessati. Pronto? Pronto? Alissa, ciao! Ciao! Dove ti raggiungo? Mi raggiungi a Padova. Oh, io ti chiedevo dove sei perché so che sei un po' una giramondo. E forse tutto è iniziato qualche anno fa quando te ne sei andata negli Stati Uniti. Esattamente, tutto è partito da lì perché con Intercultura sono potuta andare, ho avuto questa opportunità di andare un mese nell'Università del Maryland. E questo mi ha dato lo spunto poi per gli anni successivi per ripetere questa esperienza all'estero. Infatti l'anno dopo sono andata nel Regno Unito, l'anno dopo ancora in Cina e l'anno prossimo andrò a Boston. Però è curiosa questa cosa, Intercultura si chiama, cos'è, un'iniziativa della scuola? E non esattamente, è un'iniziativa che ci ha offerto l'azienda dove lavora la mamma, ha offerto ai figli dei dipendenti questa ottima opportunità di trascorrere un periodo all'estero e quindi ha dato la possibilità di poter studiare tramite una borsa di studio. E com'è vincere una borsa di studio? A me non è mai capitato. È sicuramente molto gratificante, insomma, vedere tutto il lavoro che si è fatto, lo studio, l'impegno di tanti anni che, insomma, torna qualcosa indietro, è sicuramente molto bello e piacevole. Senti, insomma, i soldini servono? A che cosa ti serviranno, se è lecito chiederlo? Allora, una parte mi sono già serviti, dato che li ho usati per comprarmi una divisa, dato che faccio la volontaria in ambulanza nella Croce Blu vicino a casa mia e niente, l'altra parte conto di usarli per viaggiare, in particolare mi piacerebbe tornare in Cina dopo qualche anno che non ci vado e usarli per studiare lì qualche tempo.
Ah, in Cina. Come mai la Cina? Allora, ho scelto il Canada perché cercavo qualcosa di lontano. Volevo un posto che fosse il più lontano possibile, perché rimanendo nella routine qui di Roma non avrei mai potuto provare le stesse emozioni, non avrei mai potuto affrontare le stesse difficoltà e non sarei potuto crescere sostanzialmente nello stesso modo. Cioè, la routine di Roma, manco stessi a Spinaceto, voglio dire, è una città, una metropoli, ci sono un sacco di cose. Certo, però vedere anche il resto, vedere anche quello che c'è fuori è sicuramente importante, perché ti permette anche di rivedere la tua stessa realtà con occhi diversi, e anzi lo apprezzi ancora di più. Cioè, che poi Spinaceto, tra l'altro, come ricorda Nanni Moretti, è molto sottovalutata. Sì, adesso la fa facile, ma tu immagina cosa vuol dire anche per un genitore avere un figlio che va dall'altra parte del mondo e al primo approccio, alla dogana, all'ingresso in Canada, vanno lui e il gruppetto di ragazzi che era con lui a perdere la coincidenza. Ma per un problema burocratico. Ah, perché hanno perso la coincidenza? Hanno perso la coincidenza, sono rimasti bloccati a Montreal e hanno dovuto trovare una soluzione e rimanere una notte a Montreal e partire col volo alla mattina successiva. E tu a casa? E tu, genitore, a casa che non puoi fare niente. Per questo un'esperienza di questo tipo è straordinariamente formativa anche per i genitori. È abbastanza curiosa questa esperienza all'estero che mette a disposizione dei figli un'azienda, sembra quasi una cosa da ente pubblico. Come l'hai vissuta? Molto bene. Te l'hanno fatto un corso per separarti dalla figlia, imparare a lasciarli più liberi, come si fa? Hanno fatto, scherzi a parte, hanno fatto dei seminari, degli incontri su come approcciarsi con gli adolescenti. Ah, e come funziona? Funziona che se ti portano qualcosa a casa che si sono comprati, che magari a te non piace, gli dici che è bellissimo. Ah, è così, psicologia inversa. È molto interessante. Peraltro questa cosa dello scegliere già solo la scuola da frequentare dopo quelle che una volta si chiamavano le medie non è banale. Ma è stato particolare perché la grande in seconda media ci ha comunicato senza richiesta la scelta, scelta che tra l'altro se avessimo dovuto indirizzarla noi l'avremmo indirizzata in maniera sbagliata, ci ha detto che avrebbe fatto linguistico e che voleva studiare il cinese. Poi è venuto il tempo della seconda e invece la seconda ha iniziato a farsi tante domande e a farci tante domande. E devo dire che l'aiuto che ci ha dato l'azienda è stato eccezionale, proprio con questo programma di orientamento, anche perché nelle fasi di indecisione dei figli i genitori devono riuscire a supportare senza influenzare. E questo ovviamente è una grande responsabilità perché iniziano a scegliere da sole, quindi è importante e noi forse ci siamo riusciti a fare un passo indietro, ascoltarli e farci aiutare. Devo dire che l'aiuto è stato veramente importante perché ha scelto lo scientifico, sta andando molto bene, le materie le piacciono, quindi vuol dire che è stato fatto un bel lavoro. No, fammi capire bene, l'azienda mette in piedi un master, esatto, professionalizzante, sì, per i figlioli, come direste, sì, voi a Firenze, esatto, che vogliono frequentare, sì, tuo figlio accetta, frequenta e poi finisce anche a fare lo stage. Finisce a fare lo stage delle aziende selezionate, subito un contratto, un bel contratto, e una bella azienda Florida, con la sua collocazione, il suo bello ufficio, con tanto di cartello, ogni tanto ci manda le foto della targa e questo ci riempie di gioia, quindi non posso essere altro che grata e super felice per lui, si è sentito realizzato e per fortuna quel giorno non ho insistito così tanto, capito? E quindi ha scelto la sua strada da sé. Alissa, Letizia, Tommaso, Elna, Laura, Riccardo, Fabrizio, che triangolazione, che bel gioco di incastri! Da Roma, Bologna, Firenze, Padova, Genova, passando per Stati Uniti, Canada, Lontano Oriente, Spinaceto, ma pensavo peggio! C'è anche una certa sensibilità per il tema della formazione, non solo per i figli di coloro che lavorano in azienda, anche per coloro che di figli non ne hanno e magari sono loro stessi a voler proseguire gli studi senza abbandonare il posto di lavoro.
Marzia, 19 anni in cooperativa, ormai maggiorenne, puoi guidarla? Posso guidarla. Maggiorenne ed educatrice, anche se quando sei entrata in cooperativa non eri ancora proprio educatrice. Quando ho iniziato non avevo il titolo di educatore. Ho iniziato a lavorare come educatrice in un servizio, era un servizio territoriale con i minori. E poi nel corso del tempo ho sistemato questa parte, questo aspetto formativo. Lo chiami così, il sistemare la carriera universitaria? Sì, perché io avevo deciso che non avrei più terminato gli studi, perché tanto iniziando a lavorare avevo deciso che comunque ero a posto così, andava bene così, un lavoro ce l'avevo. E nell'iniziare a lavorare in realtà mi sono appassionata, incuriosita, ho sentito il bisogno, mi viene ancora il termine, di sistemare questo aspetto. Come funziona questa faccenda della formazione? È a carico tuo? Se la prende in carico la cooperativa? Allora, per la cooperativa la formazione è necessaria, cioè non è un servizio predefinito, ma si può dire che è quell'area in cui investe. Adesso io i conti non li conosco bene bene perché non sono un'amministrativa, però per le conoscenze che ho, lo scorso anno ha investito 70.000 euro nella formazione e continuo ancora anche adesso. Posso farti una domanda personale? Sì. Ma certo. Se sei brava a scuola, li prendi bei voti in questa formazione? Allora, un po' i miei colleghi mi prendono in giro perché dicono che io sono un po' perfettina e mi piacciono un po' i risultati, ma mi appassiono, questo sì. A me piace fare domande, a me piace sapere perché certe cose le devo sapere o a cosa mi servono. Forse avete capito che anch'io come Marzia sono uno che ama fare domande, di certo non mi manca la faccia di bronzo per farle anche in modo estremamente diretto. Per esempio, non vi nascondo che mi piacerebbe sapere che cosa torna in tasca un'azienda che fa tutto questo di cui stiamo parlando. Ora lo chiedo a Carmine, il direttore del personale. Carmine, accidenti, devo dire che siete la metà di mille. Guarda, non ero ancora stato assunto e erano quasi 10.000 dipendenti. Cioè, tutto il gruppo sono 10.000 persone. Esatto, 10.000 persone e se contiamo anche la parte indiretta, quindi le agenzie, i fornitori, oltre 50.000 persone. 50.000, cioè praticamente una cittadina, quasi un capoluogo di provincia. Esatto. E come si fa a essere il sindaco, diciamo, di una città con bisogni così diversi, con persone junior, chi sta per intraprendere un percorso da genitore, chi cresce già nell'ambito adulto, ai figli grandi, chi è prossimo al pensionamento? Bisogna avere degli ottimi vice sindaco, che sono tante orecchie sul territorio, che permettono di catturare questi bisogni. Abbiamo in azienda 4 generazioni. E quindi per ognuna di queste poi sviluppare dei programmi che permettano di loro di conciliare bene tempi di vita e tempi di lavoro. Questa è una cosa che mi affascina abbastanza del viaggio che sto facendo nel mondo delle aziende, cioè il fatto che delle realtà private, diciamo votate al profitto, se mi permetti Carmine, si mettono a fare un lavoro quasi di associazionismo, proattivi, con dei servizi per i dipendenti. Che senso ha dal punto di vista dell'azienda? Dal punto di vista dell'azienda è un modo di restituire anche all'interno, attraverso sistemi che non sono quelli tradizionali della retribuzione o dei premi, investendo in programmi che permettono appunto alle persone di intercettare questi bisogni e quindi di potersi dedicare anche meglio all'attività lavorativa e, se vogliamo, anche di ridurre l'assenteismo. Ma tu ci sei tra queste foto? No, non ancora quantomeno, ma ho visto che qualche collega è doppio, quindi... Allora bisogna mettere una tua foto da qualche parte. Credo qui starebbe benissimo.